Mi hai fatto una testa tanta per trasferirci a Milano. Chissà, a Milano c'è lo smog. E noi prendiamo una casa in montagna, eh? Trasferita a Milano. Che brutta morte. Mari, voglio restare con te con il bambino. E crescere. Giubbotto con venti nebbia, ti è utile perché a Milano c'è sta nebbia. Non andare al nord. Sta tranquillo. Alberto è un amico vero, è un amico sincero. Mattia, che piacere vederti. Abbiamo fatto abbraccio. Ma che fare? Sta mica al sud. Scherzo, Pirro. Uete u! Ti piace il sushi? Sì, sì, mi piace la cucina milanese. Sashimi? Sashimi, arriviamo. Efficienza, rapidità, puntualità. In una parola sola, Herpes. Adesso lei ha davanti una nuova cliente. Dovrebbe essere più gentile. Buongiorno. Ma sintetico. No, ve ne dovete andare. Più affettuoso. Io voglio bene. Ma determinato. Ma va là, dai. Il nord non è come credi tu, è peggio. Benvenuti, benvenuti al nord. Il film campione d'incasso ha superato i 20 milioni al box office, quindi una straordinaria conferma di quel gioiello che è stato Benvenuti al Sud. Ospite di Buio in Sala, Luca Miniero, che ne è il regista. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Inutile dirti e farti questa domanda se siete soddisfatti dell'andamento, del gradimento del pubblico. Sì, siamo molto contenti. Poi è chiaro che, voglio dire, è difficile proprio qualitativamente imitare l'altro perché è stato tanto amato. Come incassi siamo più che soddisfatti. Come gradimento devo dire che c'è anche chi lo ha preferito all'altro, ma sostanzialmente il confronto è molto difficile, insomma non era affatto facile, siamo contenti. Devo dire che ormai la coppia Bisio-Siani, le incursioni della Finocchiaro, tutti quegli attori di contorno da Pavone hanno un po' fatto breccia ormai nel cuore degli spettatori. Sì, devo dire che la forza del film è proprio nella coralità del film, degli attori, oltre a Bisio-Siani. Anche gli altri, che cosiddetti minori, in realtà sono dei maggiori. Oh, vi siete divertiti a fare questo film? Sì, devo dire che ormai da 3 anni a questa parte siamo sempre insieme, siamo stati sempre insieme. Quindi è stato bello rivedersi dopo un successo, siamo amici. Sì, devo dire che c'è stato divertimento. Poi fare un film è sempre una roba molto faticosa, però meglio farlo dopo un successo e con persone simpatiche. Oh, senti una cosa, io ieri vedendo un po' di programmi televisivi e si parlava un po' di questa Italia che si vorrebbe unita, c'è chi dice che invece è divisa nella realtà delle cose. Ecco, a me questo film, oltre che far divertire, l'ho trovato anche un forte segnale di unità, il senso dello stare insieme che serve ed è assolutamente necessario per uscire da questo momento assai difficile. No, infatti il tema del film è assolutamente quello, doveva essere un tema scontato, quello appunto che nord e sud stanno insieme, ma evidentemente ha fatto scalpore proprio perché la situazione della realtà è un po' diversa. Devo dire che diciamo che il film in qualche modo è un invito anche alla politica, a fare un po' di più quello che fanno le persone, perché a mio avviso poi le persone in realtà sono molto più vicine di quanto certi politici vogliono farci credere. Oh, io leggevo le statistiche, perché questo film, che è diventato un fenomeno, insomma 30 milioni mi pare il Benvenuti al Sud, hai superato i 20 in pochi giorni con Benvenuti al Nord, e si è un po' studiato il tipo di pubblico e mi dicono che non sono solo spettatori giovani e giovanissimi che frequentano la sala per vedere questo film, è un film che ha preso un po' tutti quanti. Come te lo spieghi? No, questo devo dire è un po' anche l'intento che volevo mentre scrivevo, che piacesse sia ai bambini sia alle persone adulte sia addirittura agli anziani. In parte ci siamo riusciti, spesso quando si tenta di fare queste operazioni popolari si scontenta tutti, in questo caso invece devo dire se uno va a vederlo il film in sala si accorge proprio di questa caratteristica che è assolutamente unica per un film italiano, sembra un po' un film di Disney per quanto riguarda il pubblico, davvero ci sono tutte le fasce sociali e allo stesso tempo anche tutte le fasce d'età. Luca, tu hai iniziato
Il tuo primo lungometraggio è Incantesimo napoletano del 2002. Ecco, è un percorso che adesso sta avvirato decisamente verso la commedia. E anche Incantesimo napoletano poi trattava lo stesso tema di Benvenuti al Sud. E quindi in qualche modo penso che sia un percorso abbastanza regolare. Anche lì si trattava di una commedia, qui naturalmente una commedia più popolare, ma anche perché ci sono molte più opportunità dal punto di vista commerciale con grandi distributori come Cattleya e Medusa. Però insomma diciamo che è un po' quello del mio tema, quello appunto del nord, del sud, sì, ma anche e soprattutto dei difetti delle persone, dell'umanità e dell'Italia di oggi. Quindi insomma, a volte vanno meglio, a volte vanno peggio, insomma questi sono i film che faccio. Oh, questo ormai si è creato questo gruppo, diciamo che è emerso decisamente alla ribalta, sei tu, Paolo Genovese, Fausto Brizzi, Marco Martani, che siete riusciti in modi diversi, ma insomma poi c'è un'unità di intenti, a intercettare il gusto di una gran parte del pubblico. Ecco, come ci siete riusciti? Come siete riusciti a entrare in sintonia così profonda con gli spettatori? Questo è vero, secondo me, e non parlo soltanto di me. Questo è stato pure tutto un percorso molto faticoso, anche spiazzante, perché poi non sempre la critica ha praticamente apprezzato il nostro sforzo, siamo stati visti sempre come commerciali. In realtà è che prima c'erano degli autori di commedia che poi non facevano ridere e soprattutto che non si rivolgevano al grande pubblico, semmai più profondi di noi. Invece diciamo che con Brizzi forse prima, ma anche insomma, me, Paolo, Massimiliano Bruno, e ci aggiungo anche altri che semmai non hanno avuto lo stesso successo di numeri, adesso c'è un maggiore incontro col pubblico, io spero che si allargano i temi, che diventino dei film anche molto belli, ma nello stesso tempo che insomma ci si renda conto che sono film popolari di cui c'è bisogno, ma non è inutile fare la conflittualità che spesso sento tra film popolari e film d'autore, sono due generi diversi di cui c'è bisogno in entrambi i casi. No, che poi detto tra noi è una polemica veramente fuori luogo, perché nel film popolare poi ci sono tracce di analisi anche profonde del dato caratteriale del ragazzo. Penso ai film con Vaporidis, dove si vanno un po' a cercare, come faceva la grande commedia all'italiana, i tratti e i difetti dell'italiano. E io vedo che questi film riescono a far ridere, a far sorridere, ma vanno anche a far capire il nostro paese, il nostro costume, la nostra cultura. Sì, è proprio così, non c'è bisogno di essere per forza pesanti per fare un bel film, dunque io sono assolutamente d'accordo con questa analisi. Insomma, spero davvero che non si tratta soltanto di incassi. Incassi significano qualcosa, significano che il pubblico in qualche modo è tornato a vedere i film italiani, quindi dobbiamo essere fieri e contenti, al di là del fatto che ci saranno dei film più o meno belli, però anche Zalone inseriamo naturalmente come maestro in questo tipo di nuova commedia, annunziante che è il suo regista, e dunque ci sono anche poi film semmai meno popolari ma altrettanto belli come Scialla di Bruno. Certo. Secondo me c'è una nuova commedia italiana, più o meno seria, più o meno popolare, ma che insomma sta dando delle piste a tutti rispetto al passato, quindi sono molto contento. Luca, stai preparando qualcosa? Molto lentamente, però diciamo che prima o poi questo diventerà un po' l'impulso, cioè come se uno si ricarica in queste fasi, quindi con molta lentezza sto scrivendo, e però ancora nulla di raccontabile. Allora, complimenti ancora, veramente avete colpito nel centro del bersaglio. Grazie. È un piacevole parlare, grazie. Grazie. Allora, Luca Miniero, il regista di Benvenuti al Nord, il film campione d'incasso, devo dire, io l'ho visto, è un film che consiglio, perché è proprio un film per la famiglia, dove si fanno belle risate, ci sono veramente ottimi interpreti, perché il connubio Bisio Siani è riuscito, è ormai un meccanismo consolidato, quindi un bel film da vedere, prodotto da Cattleya, distribuito da Medusa.
presente in tantissime sale di Roma, perché il film sta andando bene, quindi per chi vuole è facile trovarlo. Fuori piove, misto neve, è il tempo ideale per andare al cinema, che rimane lo spettacolo più economico e divertente che c'è. Ci sono bellissimi film per tutti i gusti nelle sale di Roma, quindi buio in sala, ritornerà martedì, avremo un ospite veramente divertente e farà piacere a tanti sentirlo. E l'appuntamento è martedì alle 11:30, buon sabato e domenica a tutti e andate al cinema.